Ho deciso di candidarmi a sindaco di Val di Dentro al termine di un lungo percorso, di un lungo lavoro che è stato fatto all'interno di questo gruppo che si chiama Lab 2027. È stato un lavoro di confronto e di sviluppo di quelle che sono le possibili soluzioni delle problematiche di Val di Dentro. Al termine, dicevo, di questo lungo lavoro ho deciso di dare la mia disponibilità per questa candidatura perché ritengo che il lavoro che è stato fatto, molto approfondito, meriti sicuramente di essere portato avanti e quindi di essere portato davanti ai cittadini che devono avere la possibilità di valutare questa proposta che dal nostro punto di vista rappresenta qualcosa di nuovo e un modo differente di affrontare i problemi della nostra Val di Dentro. Ma le ragioni sono proprio insite nel nome della lista, cioè coniugare esperienza, che è fondamentale stante le difficoltà oggi dell'amministrare la cosa pubblica a tutti i livelli, e poi questo rinnovamento che per me è stato molto ampio, 10 componenti su 13 della lista sono nuove presenze. Quindi a me è stato chiesto, rinnovato l'invito a guidare questa nuova squadra, ne sono molto orgoglioso perché vedo grande freschezza e grande innovazione sotto molti aspetti, però certamente mi rendo conto che questa scelta di coniugare esperienza e rinnovamento è la scelta giusta perché ci consentirà di lavorare subito nel caso all'indomani delle elezioni con competenze e conoscenza dei problemi. Ambiente e territorio rappresentano sicuramente i due capisaldi del nostro programma. Questi due elementi, che sono fortemente interconnessi, rappresentano assolutamente due priorità per Val di Dentro, in quanto il turismo, con tutti i benefici economici che dà sulla valle, e l'ambiente, che rappresenta poi il valore aggiunto che abbiamo, sono assolutamente due cose da, sviluppare nel corso dei prossimi anni. Per quanto riguarda l'ambiente e il territorio, ricordiamo che il territorio di Val di Dentro è molto ampio ed è molto apprezzato per le ricchezze che può offrire a turisti e residenti. È chiaro che tutti questi aspetti, sia quelli turistici sia quelli ambientali, devono avere riscontri anche sull'economia locale e sulle varie aziende che operano sul territorio e che magari apparentemente non sono legate direttamente al mondo turistico. Siamo fortemente convinti che lo sviluppo economico della valle consentirà anche ai giovani, che molto spesso decidono di andarsene, di rimanere qui da noi. Ma in Val di Dentro, direi in tutta l'Alta Valtellina, i prossimi anni saranno assolutamente difficili e decisivi per una serie di questioni. Non ne cito tantissime, solo alcune. Abbiamo da attuare 70 milioni di euro di progetti di aree interne, queste risorse che il territorio dell'Alta Valle avrà come possibilità di sviluppo concreto sotto il profilo economico, turistico e ambientale. Abbiamo poi 21 milioni di progetti nel Parco Nazionale dello Stelvio, quindi altre risorse che si assommano a quelle delle aree interne, fondi comuni confinanti. È chiaro che quindi la sfida è assolutamente decisiva per tradurre al meglio questi progetti in azioni concrete. Chiediamo la fiducia ai cittadini di Val di Dentro perché riteniamo sia giunto il momento di un cambiamento di rotta, su alcune tematiche che sono molto importanti. Un cambiamento di rotta che amiamo declinare in termini amministrativi, con una differente attenzione al turismo, una differente attenzione a cui le risorse pubbliche, vengono spese e anche una maggiore sensibilità a tematiche urbanistiche, che nel corso degli ultimi anni hanno visto scelte che non sono sempre state condivise dai cittadini di Val di Dentro. Tutto questo, delineato attraverso un percorso di confronto attraverso la cittadinanza, ci ha portato a realizzare un programma che riteniamo, molto attinente a quelle che sono le necessità e i bisogni dei cittadini di Val di Dentro e che siamo certi loro sapranno valutare appieno e verificare in tutte le. E tutti i benefici che potrebbe portare per
per tutta la cittadinanza. Ezio Trabucchi, sindaco, perché ha una lista che, come dicevo, ha i connotati giusti per poter affrontare i prossimi anni. Io mi sarei un attimino preoccupato se le liste, entrambe le liste, avessero avuto solo presenze nuove, che certamente, come dicevo, garantiscono freschezza, anche intelligenza, voglia di fare e passione. Però occorre qualche componente di maturità, di esperienza, perché oggi anche per una, come dire, burocrazia invadente e per un livello poi di interlocuzione dei vari profili istituzionali, oggi non si può amministrare un comune stando nel proprio territorio, insomma, per tutte queste difficoltà io credo che noi abbiamo le carte in regola per essere pronti subito all'indomani delle elezioni per governare il comune.